mezzogiorno. La mattina me la vorrei proprio evitare. Mia moglie mi dice sempre che sto come un rincoglionito tutta la giornata. Tu, e io che vengo da Leporano, che cosa devo dire? I tarantini poi si stanno prendendo i turni migliori. Vedi Albano, Lazzaro. E perché Brancone ne vogliamo parlare? Lascia stare. Brancone. Brancone è un'altra cosa. È un'altra cosa, Brancone. È un'altra cosa. Brancone. Dopo. Ehi, Maria, sono distrutto. Ma ti rendi conto? Guarino non mi ha dato il cambio. Che cosa mi è successo questa volta? La moglie, cioè no, il figlio. Il figlio aveva la febbre alta e non se la sentiva di tenerselo da solo. Poverino. E spero che gli sarà passata adesso. Beh, non lo so. Insomma, aveva la febbre alta, sudava freddo, delirava. Oh. Lo sai che mi fai schifo? Schifo. Ma tu ti credi di avere per moglie una cretina? No, dimmelo se pensi questo. Dimmi, Marina, tu sei una cretina, così almeno mi metto l'anima in pace. Quell'unico ad avere la febbre sei proprio tu. E voglio sapere chi è che te l'ha fatta venire. Oh, Marì, tu stai impazzendo. Tu stai impazzendo! Sì, Guarino, il figlio, la moglie, ma va, dici un sacco di chiacchiere. Da tutta l'Italia piovono cascate di telefonate. Davvero mi stupisco in questo momento. Non immaginavo un'ondata così davvero scrosciante di plausi, entusiasmi e telefonate. Ciò ancora una volta a constatazione netta che il pubblico ha intercettato subito. Piovono cascate di telefonate. Davvero mi stupisco in questo momento. Non immaginavo. Brancone! Oh, che c'è? Ma dove cazzo devi andare che ti stai lavando da 2 ore, ti imbelletti tutto? Non è che devi vedere la signorina, no? E tu dove vai? Allora, Nando, come va con questa bella amante? Come va? Va bene. Oh, ieri abbiamo passato sera e notte insieme. Addirittura. Anche la notte. Anche la notte. E a tua moglie che cosa dici? Che dico? Ho detto che ho fatto anche il turno di notte, perché il figlio di Guarino c'aveva la febbre alta. E con tutte le persone che stanno, proprio a mio figlio gli dobbiamo tirare i piedi. Oh, fanculo, te ne sei inventate tante. È una foto di questa ragazza, non la possiamo vedere, siamo curiosi tutti. Ce la fai vedere una foto? Anche una piccola, foto. Sì. Una foto. Una fotografia. Ragazzi. Io secondo voi vado camminando con le fotografie in tasca, no? No, vi ricordo che ho moglie e figli, due. Se Marina mi scopre, quella là mi fa l'ammazza. E poi ci avevi detto che era pure ricca questa bella ragazza, ma un regalo, qualcosa. Regalo? Vaffanculo. Si stronzi. Boh.
Bocconi? Bocconi? Sì, sì, Nando sono. Nando Brancone. Boccu, ciao. Senti, un piacere. Vabbè, Boccu, dai. Un piacere, dai, l'ultima volta. Sì. Va, non te lo chiederei, no? Senti, sì, se mi puoi spostare il turno di mattina al pomeriggio. Dai, Boccu, giuro, è l'ultima volta. Vabbè. Hai capito, no? Sì, sei un amico. Che turno hai domani? Sto di mattina. Bello, ti sei ricordato che giorno è oggi? Giorno è oggi. Mercoledì, perché? Mercoledì, perché? Sì. Perché è il compleanno di tuo figlio. Perché ti ricordi che hai dei figli, vero? Cazzo, è vero, il compleanno di Tommaso. Di Tommaso, bravo. Quindi si festeggia a pranzo, quando torni dal lavoro. E non mancare, amore. Auguri. Buongiorno. Quando posso tornare? Vengo fra un'ora. Salve. Aspetta. Mi fa freddo. L'amico di mia sorella. Sì. Eri al matrimonio la settimana scorsa. Già, ti ricordi? Abbiamo anche ballato insieme. Ma sai che sono qui proprio per sviluppare le foto di quella sera? Ah, le vediamo insieme? No, magari sarà per la prossima volta. Capiterà sicuramente di incontrarsi. Beh. Ciao, Marta. Sì? Cosa? Salutami tua sorella. Ti ringrazio, ciao. Ciao. Ciao Marie. Bello.
Marina? 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 Io... Marina? Cazzo di cellulare. Marina? Ma... sì, io sono. Sì. Senti. Niente, un contrattempo. Un contrattempo. Marina, sì, stavolta è Monticelli. Sì, lo so. Lo so che è il compleanno del bambino. Sì, ma sono l'unico che può sostituirlo, Marina. Guarda che regaletto da due soldi mi ha fatto. Piano. Mica male. Pure mio figlio ne ha avuto uno uguale per la prima comunione. Cagare, tuo figlio. Non dice tu che sei una persona seria. Un bel pezzo di figa. Ehi, Monticello, ti devi permettere. Vediamo. Pace, che donna. Bella ragazza. Braccone, stasera esci con lei? No, usciamo tutti quanti insieme e ci facciamo un torneo di 3-7. Ridi sempre, sì. Bravo, dai, se non rido io.